Anche a leggere. Sì. Beh, in realtà ripercorriamo una piccola storia di Napoli attraverso dei racconti su quale, per tentare di far uscire un po' fuori qual è l'animo dei napoletani. Ce la faccio. Devo temporeggiare, quindi. Abbiamo avuto una settimana esatta per pensare, mettere in scena, preparare, mettere in musica tutto questo, anche quindi ce ne metteremo tutto noi stessi. Non c'era stata solo la rivoluzione. A Napoli nel 1799 c'è stato qualcosa di cui si parla troppo poco. C'è stata la prima repubblica giacobina in Italia, che è durata pochissimo, è durata un anno. Però durante questo anno sono state sperimentate cose che hanno cambiato tutto il mondo. È stato inventato il catasto. I ricchi non potevano più ereditare le terre ai figli e io non potevo far più cadere le cose dalle GI. Napoli cambiò quello che fu non solo l'Italia, ma anche la concezione dei diritti civili in tutto il mondo. Oggi spiegheremo come, attraverso quali violenze, Napoli riuscì a prendere consapevolezza della sua forza. Perché Napoli è quello che è adesso, perché ha dovuto subire le peggiori angherie forze del mondo. E molti lo ignorano che durante la guerra ci sono stati i tedeschi. Molti ignorano che durante la guerra ci sono stati gli americani, ma non per colpa loro, e le bambine si prostituivano. Nessuno lo racconta. Queste sono parti di storia che vengono ignorate. Chi sono gli autori, Davide? Visto che abbiamo un po' di tempo, vi diciamo chi sono gli autori di questi tre libri. Il primo romanzo sarà un romanzo che è stato scritto da Federico Giordano, che si intitola Diario di un giacobino napoletano, e racconta l'avventura di un giacobino che si trova a dover combattere contro i sanfedisti, contro coloro che rivolevano di nuovo il re al potere. La seconda storia è tratta da uno dei miei romanzi preferiti, che è La pelle di Curzio Malaparte. È un libro molto crudo che racconta le cose più brutte che ci sono state a Napoli durante l'avvento degli americani. L'ultimo racconto è altrettanto bello, a mio parere forse anche di più, ed è di Henry De Luca. Il libro si chiama Il giorno prima della felicità. In questo brano egli racconta la rivoluzione, le quattro giornate, quelle quattro giornate in cui Napoli si risvegliò e cacciò Hitler come se fosse stato un uomo qualunque, l'esercito tedesco come se fossero stati degli inetti, in solo i quattro giorni. Napoli, Pignasecca, 1799. Eleonora Pimentel Fonsita, Carlo Laubert, Ignazio Ciaia, Mario Pagano, Melchiorre Delfico, Domenico Cirillo, Pasquale Baffi, Cesare Paribelli. I padri, le madri di Napoli. Le teste rotolavano, i cuori facevano vibrare la città. Sapete perché a Napoli i topi si chiamano surici? Lei lo sa. Qualcuno lo sa pronunciare in francese? No, ci no. Prova lui. Ci provo io. Suri. Perché i francesi presero Napoli. Perché Napoli vinse contro Ferdinando IV, un re che non voleva la Repubblica. La Costituzione americana l'avevano scritta i napoletani 20 anni prima. Napoli ne scrisse un'altra, pari pari a quella di Francia, del 1783. La seconda, quella vera, quella giacobina. La regina Maria Carolina nutriva per questa nazione e per tutti quelli che parteggiavano in suo favore un odio mortale. La perfida regina inviò da Palermo la sua favorita, Lady Hamilton. Costei riferì a Nelson di infierire senza pietà contro tutti coloro che avevano favorito i francesi e di trattare Napoli come fosse stato un villaggio irlandese. Nello spazio di poche ore Napoli non si riconosceva più. Molte persone, sospettate soltanto di essere appartenute ai repubblicani, venivano prese a forza e buttate giù dalle finestre. Le loro case venivano bruciate. A molti altri venivano staccate le orecchie, che dovevano poi servire da trofei sulle bandoliere dei banditi. Specie di un certo, si chiamava Mammone. Costui era il più spietato e crudele dei banditi. Gli piaceva persino che la tavola dove egli pranzava fosse imbandita con qualche testa staccata di repubblicano. Il sangue che sgorgava dalle teste degli infelici martiri lo beveva,
scoppiando subito dopo in una satica e grassa risata. Una mia nipote fu spogliata nuda con lo scopo di trovarle sul petto il fascio sormontato dal berretto frigio. Le tagliarono i capelli, la trascinarono lungo via Toledo finché non raggiunsero un grande falò, bruciandola viva. La mia casa fu incendiata e distrutta. Non rimaneva più nulla del mio. Per fortuna riuscì a scamparla, fuggì a Capodimonte a casa di un mio colono che mi procurò gli abiti di un prete. Ero deciso a tutto osare contro questa plebaglia che pochi giorni prima gridava viva la Francia, viva la Repubblica, viva la Francia! E poi cambiate idee gridava viva il re, viva la Santa viva Fede, re! Viva l'Inghilterra. E chissà se dopo non avrebbe di nuovo gridato viva la Repubblica. Viva la Repubblica! Mi trovai per caso lungo via Forlì. Che una folla enorme faceva camminare a forza di bastonate nei fianchi e nelle gambe un mio amico, Ernesto Limbro, che era lì, tutto grodante sangue e sputi dal viso. Commisi l'imprudenza di accostarmi troppo vicino. Raggiunto il largo delle pigne si fermarono, sputandogli nuovamente addosso. Poi lo afferrarono per i capelli e gli tirarono con forza insulti. A me venne una tale stizza che fu sul punto di tirare fuori la mia pistola. Egli era svenuto. Non poteva riconoscermi sotto le spoglie di un prete. Prete, fai dire a questo vile giacobino le sue ultime preghiere. Mi feci forza, assumendo un'espressione teatrale infame. Pace e requi all'anima tua, fratello. Un attimo dopo, con un fendente di sciabola, gli fu staccata di netto la testa. La infissero su una picca e la portarono in giro per tutta Napoli. Gridavano, gridavano tutti insieme. Viva il re! Abbassa la Repubblica! Adesso facciamo un piccolo salto cronologico. Sono passati quasi 150 anni, ma le cose non cambiano, Napoli continua a soffrire. I napoletani si sono venduti tutto, ma mai i bambini. E invece no, si sono venduti pure quelli, qualcuno di voi lo sapeva. Il momento di maggiore degrado di Napoli non a caso è stato quello della guerra. Arrivavano gli americani, la Coca-Cola, i Marines, la peste. 9 mesi dopo nascevano bambini neri. 9 mesi prima ragazzini appena adolescenti aprivano le loro gambe alla miseria. La verginità valeva un pezzo di pane. Un padre diventava mercante, una figlia diventava merce. Seduta una ragazza, fumava. Sedeva con le gambe penzoloni a letto e fumava assorta, in silenzio, con i gomiti appoggiati sulle ginocchia e il viso raccolto tra le mani. Pareva giovanissima, ma gli occhi aveva antichi e un po' sfatti. Era pettinata con quell'arte barocca delle capere dei quartieri popolari, ispirata all'acconciatura delle Madonne napoletane. Bizantino era il taglio dei grandi occhi obliqui e nerissimi nella fronte alta e piatta. Ma le labbra carnose, ingrandite da un violento sfregio di rossetto, mettevano un che di sensuale e di insolente sulla delicata tristezza del viso. Era vestita di seta rossa, sobriamente scollata. Aveva le calze di seta nera, i piedi piccoli e carnosi dondolavano. La ragazza fumava in silenzio, guardando fisso verso la porta, con distacco orgoglioso. Quando io entrai, la ragazza fissò lo sguardo sulle mie 3 stellette d'oro da capitano e sorrise con disprezzo.
volgendo leggermente il viso verso il muro. Eravamo una decina nella stanza, il solo italiano ero io, nessuno parlava. That's all, the next in 5 minutes, disse la voce di un uomo che stava sulla soglia, nascosto da una tenda rossa. Poi l'uomo spinse il viso nella stanza attraverso uno spalto. Ready? Pronta? La ragazza gettò la sigaretta per te. Afferrò con la punta delle dita i lembi della sottana e lentamente li sollevò. Prima apparvero i ginocchi, stretti dolcemente nella guaina di seta delle calze. Poi la pelle nuda delle cosce, poi l'ombra del pube. Rimase un istante in quell'atto triste Veronica, col viso severo, la bocca sprezzantemente socchiusa. Poi, lentamente rovesciandosi sulla schiena, si distese sul letto e aprì adagio adagio le gambe. Come fa l'orrenda anagosta in amore, quando apre lentamente la tenaglia guardando fisso il maschio. Così fece la ragazza, aprendo lentamente la rosea e nera tenaglia delle carni, guardando fisso gli spettatori. Un profondo silenzio regnava nella stanza. She's a virgin, you can touch. Put your finger inside, only one finger. Try a bite, don't be afraid. She doesn't bite, she's a virgin, a real virgin. Il negro allungò la mano e provò col dito. Qualcuno rise e pareva si lamentasse. La vergine non si mosse, ma fissò il negro con uno sguardo pieno di paura e di odio. Mi guarda intorno, tutti avevano gli occhi pieni di paura e di odio. Oh yes, she's like a child, disse il negro con voce rauca, facendo roteare lentamente il dito. Get out the finger! Oh really, she's a virgin, disse ancora, ritraendo il dito. Richiuse le gambe con un molle tonfo dei ginocchi, si risollevò di colpo dalle reni e si riabbassò la veste. Con rapida mano ghermì la sigaretta lì da bocca a un marinaio inglese che era vicino alla sponda del letto. Get out please! Tutti uscimmo lentamente lì dalla piccola porta in fondo alla stanza. Strisciavamo i piedi sul pavimento come fossimo vermi, impacciati, vergognosi. Dovreste essere tutti soddisfatti di vedere Napoli ridotta così. No, non è certo colpa mia. Oh no, non è colpa tua, ma deve essere una grande soddisfazione per voi sentirvi vincitori in un paese simile. Senza questi spettacoli, Jimmy, come fareste a sentirvi vincitori? Napoli, Napoli è sempre stata così. No, no, Napoli non è mai stata così. Queste cose a Napoli non si sono mai viste. Se questi spettacoli non vi piacessero, se queste cose non vi divertissero, queste cose a Napoli non accadrebbero mai. Napoli non l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo trovata così, già bella e fatta. Grazie. Lo so che è crudo, ma è la verità. Non l'ha scritto, non è un romanzo questo, è una storia vera, l'ha scritto un militare. Mamma mia. Facciamo un salto di pochi mesi stavolta, no? 150 anni, perché sennò andremo nel 2100. Ma abbiamo concluso, non mi preoccupare. In realtà concludiamo fra poco. 30 settembre 1943. Napoli si sceta, Napoli non vuol chiuaver. I nazisti pretendevano di controllare Napoli con 4 belli imbusti e qualche carro armato. Ya. 3 giorni, 4 notti e pure Hitler se ne tafuì. I napoletani furono come i greci. Anche noi avevamo migliaia di Manolitz Glezos. Migliaia di ragazzi, vecchi e vasciaiole, che toglievano la svastica dal loro partenone. Qualcuno conosce Manolitz Glezos? No. Lo racconto io. Era un ragazzo di Atene, un ragazzo normale, cioè come me, come voi, che quando vennero i nazisti, che ebbero la bella idea di mettere la svastica sul partenone, disse no, a me non mi piace. Si arrampicò sul partenone e la staccò. Ed è ancora oggi vivo e combatte per la Grecia. Torniamo a noi però.
I soldati tedeschi avevano in media 25 anni, eppure i napoletani. Solo che i napoletani erano vecchi e creaturi. Erano tutti un unico corpo da città a popolo, pronto a scomparire quando passava nottata. E soldati per strada cominciava a sentire pensieri: ma perché stanno dentro la città e non vanno a combattere? Perché fanno prepotenze contro la povera gente invece di andare al fronte? Cominciava a sentire i pensieri di una testa sola. Le persone, quando diventano popolo, fanno impressione. Così arriva una mattina, una domenica di fine settembre. Finalmente piove e sento in bocca a tutti la stessa parola, sputata dallo stesso pensiero. Mo' basta! Era un vento, non veniva dal mare, ma da dentro la città. Mo' basta, mo' basta! E mi chiudevo le orecchie, lo sentivo più forte. La città cacciava la testa fuori. Mo' basta, mo' basta! Un tamburo chiamava e uscivano i guaglioni con le armi. Il centro della rivolta era piazzato nel liceo San Lazzaro. Gli studenti erano stati i primi. Poi uscivano gli uomini, nascosti da sotto la città, salivano da sottoterra, come una resurrezione. Dall'anguolo! Addosso! Le strade erano bloccate dalle barricate. Al vomero tagliavano i platini e li mettevano a fermare il passaggio dei carri armati. Facemmo una barricata a Via Fioria, incastrando una trentina di trappole. La città, voglio, la città scattava a trappola. Quattro giornate, tre nottate, era come adesso, fine settembre. I carri armati tedeschi riuscirono a passare lo sbarramento di Via Fioria, scesero a Piazza Dante e si avviarono per Via Roma. Là, proprio là, sono stati fermati. Giuseppe Capano. Giuseppe, di 15 anni, si è infilato sotto i cingoli di un carro armato, ha disinnescato una bomba a mano, è riuscito da dietro prima dell'esplosione. Assunta Mitrano. Assunta, 47 anni, dal quarto piano, ha tirato una lastra di marmo da un comò e ha scassato la mitragliatrice di un carro armato. Luigi Mottola. Luigi, 51 anni, operaio delle fogne, ha fatto saltare una bombola di gas spuntata da un turbino sotto la pancia di un carro armato. Uno studente del conservatorio, Ruggero Semeraro. Sì, Ruggero, 17 anni, aprì il balcone e iniziò a suonare una melodia, la Marsigliese. La Marsigliese. Quella musica che faceva venire ancora più coraggio. Un prete, Antonio Laspina. Un prete, 67 anni, sulla barricata davanti al banco di Napoli. Qua dietro. Gridava il Salmo 94, quello delle vendette. Un barbiere, Santo Scapesce. Un barbiere, 37 anni, tirò un catino di schiuma di sapone sul finestrino di guida di un carro armato e andò a sbattere contro la saracinesca di un fioraio. Dei nostri cittadini era diventata infallibile nel giro di tre giorni. Le bottiglie incendiavano, facevano il guasto ai carri armati. Sei persone, voglio solo sei, in mezzo a una folla pronta, inventavano la mossa giusta per inguaiare un reparto corazzato del più potente esercito che da solo aveva conquistato mezza Europa. Sei persone, non era la prima volta che sei persone riuscivano all'impresa. Nel 1799 le armate francesi erano state fermate all'ingresso della città dall'insurrezione del popolo. Luigi! Sei persone dotate di nome, cognome, età, mestiere fermavano la riconquista tedesca della città. Ruggero! Sei persone tirate a sorte dalla necessità risolvono la situazione mentre intorno agli altri fanno tante mosse generose ma imprecise. Antonio! Santo! Sei persone, quando spuntano sei persone, tutte in una volta, quando spuntano sei persone, allora è lì che si vince. Grazie ragazzi, grazie per essere venuti. Diciamo che è già finita in realtà, perché siamo andato mezz'ora. Questo è...
parla il tenore. Li faccio io, perché se si ringrazia da solo è un modo referenziale. Partiamo ringraziando Cristina, che ci ha assistito con la sua presenza, permettendoci di mettere in atto la seconda storia, forse la più violenta, la mia preferita. E poi naturalmente ringraziamo questo bell'imbusto che ci ha messo l'anima, insieme a Adriano è stato l'unico a crederci. Una settimana solo prima gli ho detto che avevo questa idea, ci siamo messi tutti i giorni a provare. Lui ci ha messo l'anima, la voce e ci ha aiutato con le sceneggiature. Stefano Pistolese. Però in realtà, ragazzi, non è finita. In realtà abbiamo ancora una storia, però dovrebbero farci partire un'immagine di Irma. Questa storia l'ho scritta io, l'ha musicata Adriano Tenore. Giorno prima della felicità. Questo è il nostro giorno prima, ti amo, girasole. Una piccola scritta a penna copriva la prima pagina. Un epitaffio d'amore finito in un teatro di carte. Decisi di richiudere quel libro. La sua vera storia era in quel retroscena. Avrei scritto io quell'amore, convinto che mi avrebbe aiutato anche a ritrovare il mio, anche se errante nella discarica degli eventi. Tornai a casa quando il sole era sorto ormai da circa un'ora. Mi sedetti nel mio nascondiglio di cuscino e lenzuola e afferrai un piccolo quaderno che nascondeva in un doppio fondo del cassetto. Uno scrigno di cartoncino nero. Controllai che la porta fosse chiusa. Riuscivo a scrivere solo se i miei occhi fossero stati erranti nel deserto delle pagine, sotto il vento del loro progredire. Provai a immaginare le fattezze, i tratti somatici, gli occhi, lo sguardo, i capelli, le mani. Ogni piccolo dettaglio di girasole. Li disegnai gli occhi, profondi ma empirici, caldi ma irraggiungibili, grandi, grandissimi, con le proporzioni sul volto di quelli di un bambino. Immaginai un ragazzo alto, dai capelli irti e folti, neri. La sua grande testa si reggeva su un corpo troppo esile e ballonzolava. Il suo andamento incerto trasmetteva accessibilità a chi lo conosceva, nonostante la visibile forza del suo sguardo. Ogni volta che lei si perdeva nei labirinti dell'incertezza, lui passava quel tempo nella frenesia della lettura. Ci fossero voluti interi, infiniti mesi per rivederla. Il tormento per gli errori commessi fu quella volta tale che egli evolvette le sue consapevolezze con la fretta e l'evidenza con cui l'adolescenza cambiò il timbro della sua voce. Una torre di carta, intanto, cresceva sulla sua piccola scrivania di betulla. Giorno prima della felicità. L'aveva letto tutto ad un fiato, durante una di quelle notti in cui si sceglie il sonno pur di fuggire alla tristezza. La pioggia batteva leggera e regolare sulla finestra. Afferrò il libro con veemenza e pugnalò il frontespizio, lasciando come ferita la traccia nera che mi aveva portato in quella fantasia. A Roma! La madre non fece in tempo a finire la frase che il rumoroso bacio tra la porta e lo stipite le rispose. In un linguaggio di cui solo una madre può essere interprete. Che è stato? Niente, Vasca, lascio in so cose ora. Il ragazzo corse per alcuni minuti tra le sottili incisioni che dividevano i palazzi di Santa Lucia, ricordando che il libro parlava di un nascondiglio scoperto con gli occhi di un bambino e custodito con quello di un uomo. Il cuore gli salì fine sotto il mento, picchiandoglielo con forza crescente. Di lì a poco incontrò il mare e il basso lunghissimo muro che ne demarcava il confine. Si inginocchiò di fronte al muretto, forse a santificare con una posa cinematografica l'ardore con cui stava compiendo quel gesto. Strinse uno dei mattoni tra le mani, l'unico che mancava della cornice di malta. Uno, due, tre violenti strattoni, il mattone venne via dal muro come fosse stato burro, così come la pelle dai suoi polpastrelli. Il sasso celava una piccola intercapella. Qui ci inserì il libro mentre gli occhi si accertavano che non ve ne fossero altri a condividere il suo segreto. Per due persone come loro sarebbe stata comunque felicità, in ogni caso. Decise che sarebbe tornato lì solo il giorno prima di scegliere la strada che lo avrebbe portato ad essere felice. Probabilmente vi tornarono assieme, saldati da un abbraccio. O forse avevano deciso di lasciare il libro perché mi raccontasse la loro storia, a me, un perfetto sconosciuto, nuovo custode di un copione solo probabile e mai realizzato.
Lascio a voi la scrittura del finale. Sappiate solo che lui e Girasole avrebbero comunque sorriso, appena prima della felicità, magari nello stesso istante.